Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo in una nuova puntata di Brutal Mario World. Nell'ultima puntata abbiamo fatto buona parte del mondo 1, circa una dozzina di minuti. Ho fatto le mie buone ricerche e ho trovato come si... dov'è l'uscita segreta di questo livello. Perciò metto immediatamente il video in pausa e ci rivediamo nel momento in cui si trova il punto in cui si entra in una nuova zona, insomma, e si scopre l'uscita segreta. Torniamo subito. Ed eccoci qua, siamo alla fine del livello. Adesso scusate che devo ripulire il mio libro di lui. Ok. Ora, come vedete, la linea di traguardo non arriva alla mia altezza. Ebbene, ci si può passare sotto? Non rimane che avanzare e passare a una nuova zona, come vedete. Molto ampia, devo dire. Ah, ci sono loro. Non sono immuni alle palle di fuoco, quindi il mio è un consiglio: levateveli di torno il prima possibile, perché sono molto fastidiosi, specie se bisogna avere a che fare con i torpedo. Eccolo, spero. Dovevo fare le boiate, perché sennò non ero contento. No, dai, fammi passare. Ok. Oppure più semplicemente potete liberarvi del pesce lasciandolo volare, lasciandolo galleggiare. Andrà sempre solo in alto, quindi non è un problema. Non sapevo che succedeva. Fammi passare. Ed eccoci qua. Infatti ero lì tipo, che cazzo è successo? E questa è una Star Rod. Consiglio: non andate nelle Star Rod, a meno che non sappiate esattamente cosa state facendo. Fidatevi che mi sono incastrato più e più volte perché non riuscivo a trovare un'uscita. Comunque andiamo avanti con questo mondo, direi. Ah! Vi chiederete cos'è sta roba? Tra poco ve lo mostro. Scudo di foglie. Premete R per creare una barriera di foglie. Premete R di nuovo per spalare la barriera. Uomo di legno. Sì, quello di Mega Man. Ci sono molti riferimenti a Mega Man qui. Per chi se lo stesse chiedendo. Questa è una delle cose più... più ritardate che il gioco... che questo gioco fa. A dirla tutta. Non mi serve sta cosa. Essenzialmente uccidete tutto senza fare il minimo sforzo. Oh, guardate. Di nuovo Yoshi. Ehi, volevo volare. Ehi. Ok. Devo dire che è molto comodo, eh. Vale solo per alcuni livelli, però. Vi piacerebbe che valesse per tutti i livelli. Come vedete, è molto semplice sta cosa. Vi garantisce una moneta alla fine del livello, giusto perché conta come oggetto sullo schermo. A parte questo, c'è poco altro da dire. Ok. Cerco di prendere l'uscita segreta prima qui. So dov'è, quindi non è un problema. Allora. Ok, bene. Devo solo ricordarmi un attimo dove sta esattamente, vediamo. Dovrebbe essere sopra un blocco. Eccola qua. Molto semplice, come vedete.
col primo switch. Ah, anche gli switch sono molto, molto ben fatti, come vedete. Essenzialmente vanno premuti tutti in un certo modo per ottenere alcune cose. Allora, direi 1, 2. Ora, il primo è molto facile, chiaramente. Ci guadagnate 3 vite, tranquilli. E premete qualcosa. Se volete la mia opinione, è molto meglio che venga prima il blu del giallo, che sennò vengono dati i funghi troppo facilmente. Secondo me. Sì, il sovraccarico di sprite può accadere anche nell'overworld, quindi stiamo attenti, eh. Ok. Ora vediamo se riesco a trovare il segreto di questo particolare castello. Spero di sì. Non dovrebbe essere complesso. Mi sembra di ricordare dove sia, ma... perché non c'è solo un'uscita segreta, ora lo vedrete. Ci sono anche una serie di particolari oggetti che si possono raccogliere, che non hanno una grandissima influenza sul gameplay, mi sembra. Però sì, è una cosa che esiste, quindi... oh madonna. Una cosa che esiste e bisogna, quindi ne teniamolo conto. Come vedete c'è una porta rossa. Dice: la porta rossa porta direttamente al boss, al sentiero per il boss. Colleziona le monete del drago per usarla. Dopo, anche dopo aver battuto il livello, funzionerà come scorciatoia per il boss. Quindi, per ora chiaramente non la possiamo usare perché non abbiamo preso nessuna moneta del drago. Come vedete nel coso esterno, ci viene già detto qual è il boss, banalmente. È Lemmy. Se non mi metto a uccidere tutti perché è una perdita di tempo. Ah, quasi. Ok. Allora, attenzione, qui c'è una moneta. Si può correre sotto e andare qui. Ecco. Ogni castello ha una sfera nascosta in esso. Prendile tutte e porta al castello di Bowser e succederà qualcosa. Ad ogni modo, questa è quella del primo castello. Veniamo portati direttamente qui, come vedete. Tutte le monete del drago sono là. È probabilmente per facilitare le cose. Sì, ok. Come vedete, questa parte è un po'... bastarda. Non mi toccare. Bello, non mi toccare. Stai lì, bravo, stai lì. È sufficiente spingerlo e stando attenti ai fantasmi. Aia. Ok, Lemmy è veramente facile. 3, 4, 5, bam. Ah, cacchio, bastardo, ok. 1, 2, 3, 4, 5, bam. 1, 2, 3, 4, 5, bam. 3, 4, 5, bam. Come vedete è molto molto facile. Banalmente, sono piuttosto facili anche in questo gioco i Bowserotti. Ci sono boss molto più complessi. Questo è uguale all'originale. Allora, l'eremita Lemmy, dopo essere stato sconfitto da Mario, decise di consegnargli una delle sue deliziose uova di Yoshi. Ok, grazie. Ah. Ok.
Com'è che si faceva? Ah, ok, così. Allora, come vedete è grandissimo il mondo 2. È il mondo 3 ad essere un po' povero, come vedete. Per questo episodio è tutto. Abbiamo finito il primo mondo. Questo è Brutal Mario e io sono Shadow Yoshi. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, per ora è tutto. Perciò ci rivediamo nel prossimo video. Bella!